Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. A volte, lo confesso, provo la sensazione di trovarmi in questo mondo come in una stanza chiusa dove tutto puzza di stantio, di muffa. Che se poi scendo nel concreto di certe situazioni, quell'odore si fa ancora più insopportabile. Ma da dove viene? Gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro fissato. Comincia così il Vangelo della prossima domenica, festa dell'Ascensione. Il monte, ogni monte, offre dei vantaggi. La prima cosa che affascina è il panorama che si gode da lassù. Tutto appare nelle sue dimensioni reali, ridimensionato. Fuori metafora, cosa intendo dire? Seguire Gesù Cristo consente di tirarsi fuori ogni tanto dal tran tran e salire per osservare tutto dall'alto. Altrimenti accade che le cose ordinarie ci risucchiano come in un vortice. Il respiro allora si fa sempre più corto, l'orizzonte finisce là dove terminano i nostri interessi o i nostri grattacapi. L'ascensione di Cristo spalanca davanti a noi la possibilità di uscire, di prendere le distanze, di salire di qualche gradino, per vedere bene i motivi per cui siamo al mondo, i veri traguardi che ci attendono, quelli che Dio ha immaginato per noi. Andate e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole, insegnando loro il mio Vangelo. Ecco l'invito che risuona in questa solennità. Essere discepoli di Gesù significa che la nostra esistenza non è più affare privato, è missione. Quale che sia il nostro stato di vita o la professione che esercitiamo. Sì, si potrà dire che l'invito è esorbitante, che non ci sentiamo affatto tagliati per questo, ma resta il fatto che se non è questa la coscienza che ci accompagna, la nostra esistenza decade a banalità incredibile. Del resto è per quei discepoli che manda nel mondo l'assicurazione «Io sono con voi tutti i giorni». Un cristiano che vivesse solo per se stesso non potrebbe mai sentire che Cristo è vivo e percepirne la presenza nella sua vita. Il monte poi offre un altro vantaggio, ci avvicina al cielo, con tutto quello che di simbolico ha questa parola per noi credenti. Non solo ci richiama Dio, i cosiddetti valori dello Spirito, ma ci rivela chiaramente che quella è anche la nostra meta, il nostro habitat definitivo. Possa Dio illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi. È l'augurio di San Paolo. Non permettiamo che la nostra vita decada a monotona banalità. Non rassegniamoci a respirare aria stantia. Noi siamo fatti per ben altro da questo. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.